Mark Zuckerberg punta sulle comunità virtuali. Ha annunciato durante il secondo Community Summit di Londra un piano da 10 milioni di dollari a favore di coloro che creano e gestiscono gruppi Facebook con un maggiore impatto sociale. Abbiamo scoperto gruppi capaci di ottenere risultati incredibili grazie al potere del network, ci dice Chris Cox, numero 3 di Facebook. Dai gruppi dedicati al supporto ai disabili, a quelli che mettono in contatto i neogenitori, fino a quelli che portano supporto concreto ai profughi in ogni parte del mondo. La nostra missione è ora dare un aiuto finanziario agli amministratori di questi gruppi, così che possano fare di più e meglio. I finanziamenti verranno dati ai 105 gruppi più meritevoli, per 5 di loro prevista una sovvenzione da $1 milione. Tre paesi con il più alto numero di gruppi, anche l'Italia. Il gruppo si chiama Fight the Stroke, è nato ormai nel 2014 da un'esigenza molto personale, quindi un'esperienza di vita nostra con nostro figlio che aveva subito un ictus alla nascita, però noi non riuscivamo a trovare né altre persone, quindi altri bambini della stessa età, altre famiglie, né tantomeno persone adulte. Invece aprendo il gruppo poi ci siamo resi conto che appunto non eravamo soli, ma in tutto il mondo poi sono spuntate altre famiglie che erano nella nostra stessa situazione.